Golf GT 2018, colore Indian Grey e cerchi Milton Keynes da 18 per l'inverno. Vediamo le attivazioni che sono state fatte. Come potete vedere, dentro quest'auto è stato cambiato il fondino del cruscotto, portando quello della Golf R con velocità a 3,20, l'effetto Dodge e le velocità intermedie. È stato abilitato successivamente anche il menu a colori con l'associazione ai profili, quindi in base al profilo che andiamo a selezionare, il colore va a cambiare. Come potete vedere, Eco, Normal, Sport e Individual. Oppure c'è sempre la nostra versione manuale dove poi possiamo andare a cambiare i colori manualmente. Faccio vedere, accendiamo la radio. Car. Setup. Luci soffuse, in questo momento è automatico. Se mettiamo manuale, abbiamo la nostra scala di colori libera, ok? Con la regolazione anche della luminosità dei piedi e delle portiere. Rimettiamo automatico al proprietario. È stato aggiunto anche il menu luci diurne per spegnerle. È stato aggiunto il menu off-road. Quest'auto è dotata dei PXG con Dynamic Light, però sprovvista di lane assist e riconoscimento della segnaletica stradale. Grazie al fatto che comunque c'è la front camera, abbiamo potuto inserirgli l'attivazione nel menu assistente alla guida, sia del lane assist, sia del riconoscimento cartelli stradali, così che il pacchetto di sicurezza è completo. Abbiamo anche attivato l'antifurto. Nel caso che qualcuno sfondi il finestrino e apre la portiera, l'auto comincia a suonare. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Prossimi video nei prossimi giorni. Ciao a tutti!